Porco cane. Ecco, lasciamo pure la voce da Amerigo. Vediamo quest'uomo. Sembrerebbe fuori dalla civiltà. Non si sa dove sta andando. Mi sono rotti i coglioni, basta! Questo con la serie di cani, ce l'hai tu. Cazzo, basta! Vaffanculo! Chissà cazzo, cosa gli avranno fatto. Mi sono rotti il cazzo di tutta sta merda! Mi voglio incazzare! Mettere a fuoco. Madonna, che cazzo fa? Ah, ok, gli do una mano e lo ricalibra. Bene, sì. Abbiamo scoperto questa nuova dot di Amerigo. Troviamo una ostia. Abbiamo incontrato brutta gente, purtroppo. Purtroppo sono ovunque. Non si può scappare. Qui c'è il mare, però si potrebbe scappare. Non lavori un po', cazzo? No, io sono un artista. Dipingo, scrivo. E a livello economico? Livello economico? Come si può rispondere, Marcello? Però cioè, l'unica risposta è quella che ti dicevo io, abracadabra. Abracadabra, un cazzo. È l'abracadabra. Che oggi se vai in qualsiasi posto per mangiarti una pizza devi avere 50 euro dentro al portafoglio. Io voglio farti una domanda. Vai, anche tu. Che non c'ha bisogno neanche di risposta perché io leggo il pensiero. Vai. Sei felice? Non ne posso più! Portatemi gli zingari! Li voglio uccidere! Voglio uccidere i zingari! Voglio uccidere i numeri! Voglio uccidere gli albanesi! Dove sono gli albanesi? Oh cazzo! Felice è una parola grossa, bravo, bravo! È una parola anche astratta, non è che si capisce molto, però sei insomma rilassato, c'hai un minimo di... No. Non c'hai piaceri nella giornata? Cioè, tu... Ma sì, la giornata li puoi anche avere, però se sei felice, no. Perché sono partito con un'idea quando ero più piccolino, nel senso che avevo una proiezione mia, un modo di vedere la vita come un pochettino diversa da come la sto vedendo ad oggi. Penso che fosse tutto un pochettino più semplice, più facile. Invece qua, come ha detto bene la battuta lui, questo è il mondo dei lupi. Oggi come dei chini te se ne curano, abbassano il prezzo ieri. Divertiamo un po'. Fai il commento al mondo, io ti sto facendo un film. Sto facendo un film? Sì. Possiamo vedere materializzato la violenza del sistema. Cioè, se il sistema fosse giusto, no? In teoria non ci sarebbe bisogno di violenza, no? Eppure, vediamo questi nostri amici che fanno di tutto per punire alla fine. Violentemente chi non fa quello che deve fare. Non so così fiuta la mia. Però se fa il gioco loro. Cioè. Se fa il gioco loro, purtroppo è un ingranaggio dove tu prima o poi, almeno quando entri nel mondo del lavoro, c'entri. E come funziona l'ingranaggio? Io che sono filosofo, ho bisogno di più dopamento perché altrimenti non ho voce. Ma col dopamento io non riesco a dire. L'ingranaggio me l'hai somministrato tu a me. Cioè, io sono il te piccolo bambino quando eri giovane che ha le idee e tu sei il cattivo della società che ti castra. Perché che cosa hai detto? Economicamente come va avanti?
come avrei avuto piacere se tu mi chiedevi qual è il tuo sogno. Io non aspetto altro da anni che qualcuno mi dice mi parli un po' di te. Perché invece la domanda dopo tre minuti economicamente. E io mi sono fatto crescere la barba perché nessuno mi vuole parlare a me. Dobbiamo vedere dove cazzo devo arrivare io. L'ha chiamato il talebano prima. Prima ero me, questa si è fatta più lungo, ma ho bisogno della presentazione che ha detto il filosofo per poter riuscire a esternare questa cosa, altrimenti dice sei un filosofo. Ma quale filosofo? Cioè la natura, io voglio fare una cosa economicamente. Un attimino. Ambulanza. Non risponde. Quindi sgomberi. Che sarà mai? Forse sgomberati, che stanno sparando dei zingari. Gente sgomberata perché ha perso la casa, chissà. Chiediamo a qualcuno? Solo abbiamo visto stare anche quanti anni sei? 12. Dai, vedi, vuoi fare lo sbirro, vuoi mettere quanti anni hai? Non voglio fare lo sbirro. Sì che vuoi fare lo sbirro. Non voglio fare vuoi lo sbirro. Vuoi mettere tutto per iscritto. Tu hai 20 anni, hai una visione diversa. Se ce n'hai 40, ce n'hai tanti. Io ti faccio una che visione avevi a 30? Quanti figli avevi a 30? A 30 ne avevo. Fammi scendere qua. Cioè, avevi già i figli a 30 anni. Ce n'avevo due. Allora. Ce n'avevi due figli, e mo quanti ce n'hai? Tre. E allora, capisci? Tre. Di cui uno piccolo, piccolo, piccolo. Dai, andiamo! Se la dici bella. E come ci vai a Trieste? Come quella macchina poi? Non è vicinissimo. Trieste stiamo seduti, perché non è. Diceva un fotografo famoso che se aspetti in un posto a lungo, anche il posto più insignificante, credo, riesci comunque, succede sempre qualcosa che fa uscire fuori una bella foto, una bella immagine. C'è magia ovunque. Capito cosa ti voglio dire? Una mossa principalmente da Rosanna, perché il comune vuole sfrattare, visto che loro abitano nelle case popolari e i residenti di Nosse che poi piano piano sono aggregati in un corteo e adesso trovo quello giustamente gli ha detto non ti preoccupare, ci penso io. E però se tu avevi fatto quella vita che sognavi, come hai detto avevi dei progetti, delle proiezioni, esiste qualcuno che ce la fa? Esiste qualche certo. Però hanno avuto una vita veramente di merda. Molti hanno dovuto veramente faticare contro tutti gli altri, amici, parenti. Devi lavorare. Lavora. È vero.
posto suo. Stavo sempre fermo. Ma non è solo lavoro, guadagno. Perché che tu lavori, se io ti dicevo guarda che spaccio, io non voglio esagerare, probabilmente avrei ottenuto il tuo rispetto. Chi ti dice che non c'è rispetto di te? No, è bravo questo, però io non posso, però che le idee di tutti, ma posso non condividerle, è ben diverso. Ecco, però la domanda principale, però la domanda principale del discorso, ascoltami, la domanda principale del lato economico è perché tu mi dici faccio il filosofo, faccio l'artista, che sono lavori che io me ne tanto di cappello, però no, io non ci capisco un cazzo, io non so capace manca a suonare uno strumento, non so capace a pitturare, a dipingere. Alle foto però. Perché è arte. Sì, è arte. E non so neanche un granché. Non so neanche un granché. Perché sai perché ti dico questo? Perché sono una persona obiettiva. Allora, se parliamo di fotografia tecnica, mi ritengo una persona abbastanza valida, anche perché insegnavo fotografia. Ma se parliamo di occhio artistico, me ne rendo conto che non ce l'ho. Però già il fatto che lo ammetti è già un buon segno. Perché è già un buon quello segno. Che succedeva, io praticamente uscivo, eravamo io con mia moglie, i ragazzi, poi ci sta mia sorella, col marito di mia sorella e compagnia bella. Tutti quei macchine fotografiche si scattava a destra e a sinistra, poi si ritornava in hotel e si mettava a guardare, no, quello che avevamo fatto, quello che non avevamo fatto. Io ti facevo il tramonto, a barchetta, il vecchio capi man mano, la signorina che cantava. Poi vedevo mio cognato Pino, a bicicletta arrugginita, buttata per terra, con il ragazzino che ci stava piscia sopra, e il vecchio che stava lì dietro, che stava chino a leggere il giornale. Cioè le sue erano molto più d'impatto, erano molto più belle. E io dicevo, ma dove cazzo stava sta gente? E lui mi rispondeva, hai stato fermati a mangiare panino? Stava là fuori. Ma oh, io non l'ho visto. Ma chi l'ha visto? Ci sei passato davanti. Pino lavora? Poliziotto. Pensa un po'. Ci ha creduto ancora di più nel sistema. Però, capito. Il mondo è pari, la risposta non c'è. Non c'ho avuto l'occhio di fare quel ritaglio e prendere quell'immagine e cogliere quel momento. Per cui, perché non vede l'occhio ma vede la testa. Bravissimo, per cui artisticamente parlando mi ritengo conto che sono una sega. Non faccio foto artistiche, io faccio le cartoline, che è ben diverso dalla fotografia artistica, sennò saremmo tutti quanti Fenninger e compagnia bella, capito? È un mio limite e lo faccio perché mi piace farlo, mi piace scattare, adesso non lo faccio ancora più perché purtroppo sto nel famoso meccanismo, l'ingranaggio, che se non guadagno non magno, se non magno, adesso ho i cazzi per culo grossi così perché e i soldi. Ecco perché ti ho fatto quella domanda secca, perché oggi sono una persona che me ne rendo perfettamente conto. Sei stato, che se prima sei stato, facevo il poeta, oggi non mi posso più permettere di fare poeta. Sei stato acquistato, ti hanno comprato. Bravissimo, bravissimo! Però devo finire di ridere. Hai avuto l'omaggio. Quando qualcuno viene acquistato, gli viene dato un premio. Si dice che il diavolo, ti vendi l'anima al diavolo, lui ti dà dei premi grossi. Tu hai avuto dei piaceri che se eri fuori dal sistema non te li saresti mai potuti permettere. Non se ne esce. Non se ne può uscire. Senti meglio? Vedremo nelle prossime ore. È vero. Oggi mi rendo conto che sto continuando a fare questa domanda secca, se sei felice del qua della. Non tanto, perché mi rendo conto che sto venendo meno a certi valori che sono sicuramente superiori al vile danaro. Non c'è stato proprio il crollo definitivo. Forse questo sole che picchia non è che aiuta molto. No, non so, ci vorrebbe qualcosa da rompere, capito?
cioè la violenza crudele. No? Hai appena ucciso un albero. Ma io sono insensibile. Tutto quello che hanno fatto a me. Perché sono sempre lavoro, coro, vado. Sì, però se non lavoro quando sei mai. Non sei mai, nemmeno mi moro di fame, però. Alberello alla fine troglodita, che cazzo capisci? Rispetto a me c'è un cervello. E invece vorrebbe qualcosa, qualche bambino, possibilmente negro, da uccidere di botte, capito? E lì ti scatta l'odio. Povero indifeso anche. Sì, 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 proprio l'ingiustizia bisogna fare. Questo era Americo, signore e signori. Questa è stata una piccola intro. Oh, porco giù.